Due squadre a caccia di punti pesanti si affrontano nella sfida che apre la domenica della Serie A Unipol Saia. Buon pomeriggio da Roberto Rubio, benvenuti al Palasera di Migni, tra poco la palla 2 di Banco di Sardegna-Sassari, Vanoli-Cremona, un match che può essere spartiacque per entrambe. Palleggia verso sinistra Szekarowski, linea di fondo, batte facilmente Jefferson, realizza un gran bel canestro. Szekarowski attacca Ralampopoulos, mette un po' poi in difficoltà il compagno, si trattava di McCulloch, bel taglio qui di Pecchia. Ralampopoulos aggressivo in angolo, Kröslin ci riprova e stavolta la mette. Capito tutto sul ribaltamento, Ralampopoulos dietro la schiena e poi la schiacciata. Far lavorare ancora la difesa mista della Vanoli, la Dinamo, Ralampopoulos ancora col tiro da tre punti. Gentile si butta dentro, vede il taglio di Usmanchov. Kaspar Treyer va a bloccare, poi roll profondo servito con buona lettura da parte di Kröslin, manda a schiacciare Usmanchov. Per Ralampopoulos, step back e canestro. Piccoli ancora De Negri, parte verso sinistra, short roll di Golden fuori, Lacy aperto da tre punti, importante, a segno per il meno due Cremona. Piazza il blocco in transizione con Boma, viene ignorato, tripla aperta, frontale, a segno, non si ferma più Vasilis Ralampopoulos. Combo, mantiene il pallone in campo, ancora Jefferson, ancora una tripla, ancora un canestro. Pallone invece per De Negri dall'angolo opposto, a segno dall'angolo De Negri. We have to keep playing good defense and run the floor all the time. We find easy passing and we find confidence. De Negri attaccare poi a sua volta il close out di Cappelletti, fa tutto benissimo. Trova Zanotti, consegnato per Trevor Lacy. Lacy col palleggio aperto, va verso sinistra, lo insegue con Polo, batte con grande rapidità, tiene il contatto, va fino in fondo. Lacy spalla a canestro contro Taylor, ribalta per McCulloch da tre punti. Lacy potrebbe attaccare Taylor, esplorare altre soluzioni McCulloch. Invece sì, si affida a Lacy, ma lo fa sul perimetro. Siamo entrati nell'ultimo minuto del terzo quarto. Lacy si arresta da tre punti, a segno Trevor Lacy. Lacy col palleggio aperto, attacca Gentile andando verso sinistra, crea separazione Lacy. Tairi va verso sinistra, il suo tiro in corsa, a segno. Cappelletti schiaccia dentro per Stéphane Gombeau, mantiene il perno il francese. Ralampopoulos trova molto bene il taglio di Cappelletti. Cappelletti prova a battere Szekarowski, si torna da Jefferson che lui mette il pallone per terra contro Lacy, triple importante per Ralampopoulos. Pecchia attacca il close out, lei si fa saltare, poi torna dalle parti di Pecchia, tripla allo scadere dei 24. Cappelletti schiaccia in post, Job servito, poi sul roll affonda la schiacciata Usmanchov. Sassari che prova a produrre l'allungo decisivo, step back Jefferson, la tripla. La preghiera che va dentro, ma fuori tempo massimo. Finisce 86-80 alla Palasera di Migni. Cremona made some big shots in the second half. We tried to put the game away, but you got to give credit to the coaching staff. They got us prepared. Cap A, Casper, and we had some players step up today. And I'm happy for the win. That's the most important thing.